Questa trasmissione è offerta da Keidalis Patatis. Proloco Chill. Oggi in comune vi porta a Ribis, alla mostra mercato regionale della patata. Siamo qui a Ribis di Reana del Royale per la 39esima edizione e allora andiamo subito a scoprire che cosa ci riserva, che sorprese ci riserva questa festa, e siamo con il presidente dell'associazione Keidalis Patatis, Aldo Bertoni, ben trovato. Allora, 39esima edizione, quindi un grande traguardo, il prossimo anno grande festa. Come nasce questa festa che ormai si tramanda da tantissimi anni? È nata questa festa circa 40 anni fa ormai, possiamo dire, da alcuni amici, diciamo agricoltori e amici paesani, che volevano creare una festa e hanno detto facciamo la festa delle patate. Così 40 anni, un gruppetto di persone ha iniziato in piazza molto semplicemente e oggi siamo arrivati qua in questa bellissima casa che poi ve la illustrerò. E la mostra ha preso molto importanza sia a livello regionale ma anche a livello locale. Perché questa è zona di patate, no? Esattamente, questa zona è nata la mostra perché tutta questa zona, essendo periferia di Udine, si coltivavano una volta molte patate che servivano per la città di Udine. Oggi i mercati sono cambiati e quindi le produzioni sono molto, molto diversificate. Ecco, lei l'ha introdotto, questo è un bellissimo contesto di una villa che appunto si trova qui a Ribis, villa in cui tra l'altro ci sono mostre, ci saranno anche tante altre attività collaterali alla mostra della patata. Dove siamo? Siamo a Ribis, siamo a Ribis di Reana, siamo in una casa tipica friulana, è stata ristrutturata dopo il terremoto, giustamente, è una caratteristica tipica casa dove c'è il fogolare, c'erano le stalle, dove c'erano l'aia, è stata sistemata e noi abbiamo preso la sede come casa della nostra mostra. È una casa privata e quindi siamo anche ospiti da questa famiglia. Quindi il tutto ancora più caratteristico. Io vedo qui alle nostre spalle che abbiamo appunto tutta l'esposizione delle patate, perché oltre ad assaggiare le patate, oltre alle specialità gastronomiche, abbiamo anche l'esposizione. Che patate sono? Sono tutte del territorio, tutte della regione? Diciamo non solo della nostra zona, ma diciamo di tutta la regione. Arrivano da Pordenone, da Fiumicello, da Martignacco, da Cividale, da così le zone che mi ricordo, oltre la zona locale dove si produce questa età. Sono diverse varietà, quindi ogni nome è una varietà diversa. Nella zona si coltiva la Kennebec, che poi ve lo spiegheremo cosa facciamo con la Kennebec. Vediamola subito, così entriamo subito nel dettaglio per capire. Per chi non conosce appunto le varie varietà delle patate, è questa qui. Queste qua. Queste due varietà sono due cassette, sono Kennebec. Tra l'altro hanno vinto il terzo e il quarto premio come maggior contenuto di amido, che è un'altra caratteristica della patata, cioè diciamo è la sostanza delle patate, il contenuto nutritivo della patata. Infatti lo ricordiamo perché sono 3 settimane di festa, di cui tra l'altro già una l'avete vissuta, l'avete passata, in cui sono state premiate le aziende agricole produttrici di patate, sono state premiate le migliori patate, in questo caso le patate più ricche di amido, e quindi poi si continua nelle prossime settimane ad assaggiarle queste patate. Certamente, dopo dietro questa bellissima casa ci sono le cucine e i tendoni dove durante il fine settimana, ancora per 2 fine settimana, si potranno degustare queste Kennebec, queste patate in diversi piatti. Aldo, allora ci sono tante tipologie di patate, abbiamo iniziato a vederne una, ma ce ne sono davvero tantissime che potremmo passare in rassegna. Io leggo lassù, patatis di Ribis. C'è?
diciamo che la patata Ribis nel territorio, quindi nella Comunità Reana, ha avuto il riconoscimento come prodotto tradizionale in quell'elenco nazionale che, dove vengono iscritti tutti i prodotti tipici. Quindi la patata Ribis è stata considerata a livello nazionale come un prodotto tipico della zona. Quindi la Kennebec, la pasta bianca, che poi assaggeremo, è stata riconosciuta in questo elenco nazionale. Allora, la Kennebec è la pasta bianca, ma ci sono anche patate viola. Esatto. Una curiosità, una vera curiosità, siccome si sono cominciato ultimamente a coltivare anche queste patate viola, che sono molto particolari, perché la pasta viola ha un forte contenuto di sostanze che allontanano il tumore, il cancro delle persone. E non è l'unica particolare, mi dicevi, davvero sarebbero tutte da passare in rassegna, dopo passiamo, magari me le fai vedere più nel dettaglio. Ci sono anche delle patate molto piccole, ci sono di tutti i colori, di tutte le forme, di tutte le varietà, ce ne sono davvero tantissime, io non pensavo ci fossero così tante patate. In questo elenco ci sono anche le coionarie, nell'elenco del prodotto tradizionale, che vengono riconosciute in questa tutta la regione, quindi in regione vengono coltivate queste coionarie che sono molto piccole e vanno molto bene per fare spezzatino o gulas. E attenzione, perché ci sono anche le patate pesanti e di forme strane, no? nelle varie premiazioni. Infatti qui vediamo un'esposizione di patate che sono appunto quelle che sono state premiate. Guardate questa che forma strana che ha, questa è particolare, oltre ad essere pesante, mi pare di capire, è anche particolare. Oltre alla forma strana, che può essere molto molto particolare, ha vinto il primo premio come maggior peso, difatti pesa 1,298 kg. Domenica è stata premiata come la patata più grossa della zona. E vi faccio notare che Aldo è un produttore di patate. Non solo esposizione qui alla mostra Mercato Regionale della Patata, ma anche gastronomia, perché chiaramente le patate anche si vengono ad assaggiare. Esatto, si vengono ad assaggiare i piatti che vengono fatti con le patate, si assaggiano soprattutto i gnocchi che vengono conditi con ragù, con il pomodoro, con i funghi, con la ricotta affumicata, con la salvia e il burro. E poi vengono fatti altri piatti tipici friulani, la brovada del Musette, per chi non conosce il Musette è il cotechino. Eh sì, siamo in attesa di scoprire le specialità. Tra l'altro, ho visto una cosa curiosa, voi siete molto attenti anche a curare il sito. Sul sito ci sono delle ricette, quindi comunque date dei consigli anche a chi a casa si troverà a cucinare con le patate, perché le patate sono in vendita. Sì, sono in vendita nella mostra mercato della patata sul davanti. Ci sono le due qualità principali che noi vendiamo e produciamo, la Desirée e la Kennebec. E oltre alle patate ci sono anche tante altre attività, tante altre cose collaterali, ne parlavamo. Anche arte, infatti qui siamo in uno spazio dedicato a una mostra tra arte e hobby. Di che cosa si tratta? Qui ha esposto una signora, qua vicino alla zona, dove ha presentato sia dei quadri in dipinti, sia dei recuperi di stoffe, cinghie qua dietro. Infatti vediamo, è un genere moderno, contemporaneo, però c'è anche un'attenzione alle tradizioni, perché vedo anche un presepe. Sì, il genere è molto diverso, fa sia delle sculture, questa è una scultura in polistirolo, sia anche un presepio, che tra l'altro è un presepio molto, molto pratico, particolare, perché viene calato in una valigia, diciamo un presepio trasportabile. Aldo, allora, abbiamo parlato di tutti i piatti che si trovano qui alla mostra mercato, che si possono assaggiare, ma non abbiamo citato le patatine fritte. Questa è una nostra specialità, ma un po' particolare, perché forse è l'unico posto dove si trovano veramente patate vere, nel senso che le patate non sono surgelate, ma arrivano direttamente la mattina dai campi, vengono qua, vengono sbucciate, immediatamente cotte e servite, quindi diciamo molto molto fresche, senza nessuna conservazione. E sicuramente è anche un'occasione per poter assaggiare delle patate fatte sul momento, fresche, cosa che normalmente alle sagre non si trova, anche perché tanta gente, comunque i ritmi, la velocità, è difficile riuscire a trovare una qualità del genere. Sì, difatti qua cerchiamo di dare un servizio. Ci scusiamo per le code, ma
il problema è che noi lavoriamo sul fresco e quindi lavorare sul fresco ci vuole un po' di tempo. Code significa tanta gente, significa che la festa è apprezzata, significa qualità, quindi sì, è sicuramente significativo di un buon lavoro che questa associazione sta facendo. Ancora una battuta su, oltre alla mostra ci sarà anche il teatro, quindi ci sono anche altre manifestazioni, altri eventi. Beh, oltre ai complessi serali e le musiche, siamo caratterizzate come mostra che noi ogni domenica pomeriggio facciamo un teatro. È già stato la domenica scorsa, ci saranno altri due teatri da un gruppo teatrale di Buia e di Segnacco, dove le prossime domeniche si potrà seguire. Quindi anche tanto intrattenimento. E allora non ci resta che invitare tutti a questa festa delle patate di Ribis, che ancora ci sarà per 2 settimane, quindi l'occasione insomma per farvi visita c'è. Sì. Questi 2 fine settimana, il sabato sera e domenica tutto il giorno, noi siamo qua ad aspettare i nostri ospiti. Vi aspettiamo allora alla festa delle patate di Ribis. E a Feletto arriva anche la festa d'autunno e noi siamo con Paola Carnielutti del Comitato Commercianti di Feletto per parlare di questa festa che ormai è diventata un'istituzione, è nata proprio come festa d'autunno per poi diventare anche festa di primavera. Certo, 24 anni fa è nata proprio con un'iniziativa dei commercianti per poter dare spazio anche a noi di far vedere che la piazza è bella, ha tante attività e per poter anche creare un'attrattiva e giro di gente, perché con la nascita dei supermercati ci siamo trovati un po' spiazzati. Abbiamo pensato di creare un evento che è andato avanti molto bene negli anni finché abbiamo pensato di fare anche in primavera, così creiamo 2 situazioni che poi alla fine portano giro di gente, ci si fa conoscere e tutti sono molto entusiasti di questa iniziativa che viene ormai perpetrata da 24 anni, come dico, 4 anni di festa di primavera. 24 anni che non sono pochi, noi siamo qui, una iniziativa che coinvolge tutto il paese di Feletto, ma questo parco in cui siamo, questo splendido giardino, infatti noi stiamo facendo una camminata, una passeggiata sotto questo porticato completamente naturale, diciamo così, bellissimo, e qui proprio si svolgeranno tante attività, tante iniziative. Certo, il parco ospiterà tanti laboratori, tante iniziative per i bambini, soprattutto perché noi puntiamo tanto sui bambini. Questo tunnel è dedicato proprio tutto a loro, ci sono più di 100 bancarelle solo di bambini che portano i loro giocattoli, imparano a vendere, a comprare, proprio per parlare di commercio, e così iniziamo l'attività. Si impara a fare i commercianti qua a Feletto, quindi una festa dedicata a tutti, ma soprattutto ai bambini che devono imparare a diventare commercianti, come qui a Feletto insomma diciamo è sentito il commercio. Certo, è sentito e diamo un pochettino, non le direttive, ma insomma vediamo che loro ci mettono tanto di quell'entusiasmo a vendere e poi subito a comprare, perché i soldini non li tengono, li spendono subito. Senti Paola, sono in tanti commercianti infatti che partecipano a questa festa, c'è una grande partecipazione e ricorderei ai nostri telespettatori una iniziativa che è proprio quella di creare una caccia al tesoro all'interno delle attività, e questo porta chiaramente non solo la gente a conoscere le attività ma anche a visitare queste attività e magari fare anche qualche acquisto. Sì, abbiamo avuto questa idea quest'anno in collaborazione con l'associazione Teatro 73, fare una caccia al tesoro con dei punti per gli indovinelli nelle attività commerciali, così tutti si sono resi disponibili una 20 di attività che poi proprio faranno degli indovinelli oppure dei giochi o della parola d'ordine, così che i bambini entrano anche nelle attività. Ecco, questo è un laboratorio. Poi ci sarà il laboratorio delle attività sensoriali, cioè sarà un percorso che guida con i genitori, che aiuterà i bambini a capire proprio le sensazioni, camminare sull'erba a piedi nudi e tutte queste cose qua, insomma, che poi sarà una sorpresa che non voglio parlare molto. E poi siamo anche fortunati perché, se ti ricordi, quando abbiamo fatto lo speciale per la festa d'autunno di primavera, il tempo non era così positivo. Non sembrava, e invece? Bellissimo. Ma io non voglio mai parlare del tempo, perché confido sempre nella buona sorte e che il Signore mi aiuti.
abbiamo citato solamente alcuni degli appuntamenti per il momento, ma il programma è veramente ricco, Paola, perché si parte sabato sera. Si parte sabato sera e poi domenica, ovviamente una giornata intera dedicata a tantissime iniziative. Direi che possiamo passare un po' in rassegna. Certo. Allora, con sabato sera non c'è manifestazione, ma ci sono i chioschi che hanno la possibilità di aprire perché sono qui nel parco o nell'altra piazza che è in centro, la Corte Nuova. Di conseguenza loro faranno musica dal vivo e faranno gli aperitivi fino a una certa ora. Poi la festa vera parte domenica con le mostre fotografiche, che saranno l'apertura alle 9, una mostra fotografica con due artisti, con due tecniche a confronto. Poi questo è nella Villa Tilling. Invece per quanto riguarda la mostra di pittura, sarà nell'ex sala consigliare e anche lì faranno vedere le loro tecniche di lavoro. Poi partirà la corsa, la camminata libera organizzata dal GECO, e qui avremo anche una sorpresa perché non era nel programma, però la Guardia di Finanza con i loro cani faranno vedere una prova di obbedienza nel parco. Ah, che spettacolo! Quindi c'è anche un po' di sport. Ecco, prima di fare la camminata, perché anche loro partecipano alla camminata, faranno una dimostrazione di obbedienza. Quindi un po' di sport, ma anche spazio quindi al mondo dei cani, al mondo degli animali. Poi partirà nella Corte Nuova un laboratorio sempre per bambini dell'asilo. Costruiranno un albero di carta attaccato sul pavimento della piazza. Ci saranno chioschi di ristorazione durante tutta la giornata, spettacoli itineranti che gireranno per tutte le piazze, perché il Feletto non è solo questo che è il nucleo, il giardino più grande e più bello di Feletto, però ci sono altre tante piazzette che noi coinvolgiamo per creare e dare proprio visibilità anche alle attività che sono sulle altre realtà. Di conseguenza sulla Corte Nuova ci sono, come ho detto, il laboratorio, poi ci sarà alle 5 una sfilata di moda, l'Azzurra Danze farà la sua dimostrazione, è un'attività che è nel nostro comune e noi diamo possibilità anche a loro di farsi vedere. Poi abbiamo degli spettacoli itineranti, sempre di sport e di attività di spettacolo, dei giocolieri, e sempre i ragazzi della parrocchia alla fine faranno il loro spettacolo, che ogni anno è diverso e chiama tantissima gente, perché sono 100 ragazzi veramente bravissimi. Chi più ne ha più ne metta, quindi tutta Feletto in festa, tutti coinvolti, tutte le età sono coinvolte. Ma tu hai parlato di chioschi, no? Spesso hai citato i chioschi, sì. Ma ci fai vedere un po' di acquolina in bocca? Cosa si mangia? Mangerà tutte le cose tradizionali friulane, perché portiamo la tradizione e manteniamo la tradizione del nostro territorio, però abbiamo anche ospitato ad esempio l'associazione dei sardi, che verranno con i loro prodotti. Poi abbiamo una cosa che quest'anno abbiamo voluto fare, siccome quest'anno Sappada è entrata nella nostra regione, abbiamo pensato di ospitare la Proloco e la scuola di sci, che verranno con le loro far promozione turistica, però ho detto diamo il benvenuto a loro invitandoli alla nostra manifestazione. E ci faranno assaggiare qualche specialità sappadina? Certamente, certamente. C'è spazio per tutto, soprattutto nei nostri stomaci, mangiamo volentieri. Allora Paola, senti, abbiamo un po' raccontato tutto quello che riguarda questa festa. Ovviamente dietro feste di questo tipo ci sono tante persone che collaborano e c'è soprattutto tanto lavoro. Dobbiamo un po' ringraziare tutti, dobbiamo ricordare chi si dà da fare. Allora, io ringrazio in primis tutti i colleghi che mi sostengono e mi supportano, e mi sopportano perché sono tremenda. Non sembrerebbe però, non sembrerebbe, lo nascondi bene. Certo, la Proloco, che senza di loro non sarebbe potuto essere questa manifestazione, perché con la burocrazia siamo veramente messi in difficoltà. Sempre di più, ogni anno troviamo delle difficoltà maggiori da superare, e per fortuna che ho l'appoggio della Presidente, che oggi non ha potuto essere qua perché proprio per uffici, la signora Romano Giulia, che è la Presidente della Proloco, e tutti i membri della Proloco. Poi io devo anche ringraziare tutte le aziende che ogni anno mi danno il loro sponsor, il loro contributo, perché altrimenti veramente non sarebbe possibile. Devo dare un grazie grande, perché sono almeno io sono 16 anni che faccio questa attività io, e loro mi sostengono ogni anno, veramente. Devo dire un grazie grande di cuore a tutti.
Paola, e invito tutti a venire domenica, che avrete tante sorprese, tanto intrattenimento e passerete veramente una giornata in serenità con la vostra famiglia. E allora, gli inviti li hai fatti, non ci resta veramente che darvi appuntamento a domenica. Devo ancora chiedere scusa all'amministrazione, che anche loro collaborano sempre. Allora, ringraziamenti a tutti e ovviamente ci vediamo domenica. A Feletto! Questa trasmissione è stata offerta da Keidalis Patatis. Proloco Chill.